Grazie. Innanzitutto vi ringrazio perché mi avete dato un'opportunità di portare a voi dei pensieri nostri che siamo coloro che sono a monte di una serie di situazioni che noi li viviamo per motivi diversi, ma poi alla fine coincidono con i vostri. Chi è il miglior amico dell'uomo o il miglior nemico dell'uomo? Il miglior nemico dell'uomo è l'uomo. Noi ci siamo accorti che nella storia l'uomo, in quanto tale, ha cercato nel tempo di eliminare un attimino quelle che sono le condizioni essenziali e naturali che una volta esistevano. Che vuol dire? Che se noi andiamo a verificare, nel tempo l'uomo ha inseguito il guadagno economico, dimenticandosi quelle che sono le condizioni essenziali della vita. Io faccio un esempio molto semplice, da qui parto. Esiste un pomodoro, pomodoro giallo, che voi scienziati, perché noi siamo dei produttori, siete voi che trovate quelli che possono essere i rapporti tra il prodotto, l'alimentazione, l'oncologia, la vita sana. Questo pomodoro cura determinate malattie a monte. Le nostre bisnonne o trisavole si curavano con questo. Però poi si sono accorti che questo prodotto dava soltanto, e dico soltanto, 70-80 quintali di prodotto ad ettaro. Assolutamente incommensurabili quei 400-450 quintali di prodotto ad ettaro di un'altra qualità. E allora cambiamo tutti, allora abbiamo dimenticato una serie di prodotti che erano utili all'uomo sia per l'alimentazione ma anche per la cura. Pensate, esistono dei, non so chi di voi li conosce, i pomodori bianchi, i pomodori gialli, adesso parlo di pomodori, ma ne ho tanti di prodotti. Parlo di pomodori perché a Expo 2015 ho presentato proprio in una mia volontà di portare a conoscenza delle persone il problema fondamentale e gli ho portato quello che erano i principi originari di cui stiamo parlando, e cioè che l'uomo da sempre si è curato attraverso dei prodotti che avevano delle capacità, abbandonati perché l'uomo è il miglior nemico dell'uomo, può diventare anche il miglior amico, ma in questo momento è il miglior nemico, in quanto per guadagnare abbandonava. Ma sto parlando del pomodoro, posso parlare della melanzana e di tanti altri prodotti che di sé curano i trigliceridi, curano lo zucchero nel sangue e così via, già come prodotto di base, ripeto, dimenticati, i nostri vecchi li conoscevano, noi li abbiamo dimenticati perché le produzioni erano scarse, erano poche, rendevano poco dal punto di vista economico. Oggi che la gente si è accorta di quello che può essere l'unione tra alimentazione e risparmio in termini di valutazione, è disposto a spendere qualcosa in più. Dove ce ne siamo accorti? Nei paesi, tra virgolette, poveri. Ci siamo accorti che in Africa, ad esempio, quasi tutti i prodotti hanno un'origine, tra virgolette, biologica, ma mica peraltro, perché non hanno i quattrini per poter pagare il resto. E allora, in questo momento sto lavorando in Togo. In Togo stiamo producendo del mais, del grano, dei prodotti alimentari che verranno su meravigliosi, perfetti, assolutamente inadatti al mercato europeo, dove l'uomo vuole assieme al prodotto anche una remunerazione. Pensate che in Togo un operaio medio prende 80 euro al mese, pensate la differenza che c'è in termini economici col nostro, ma basta parametrare, ma questo è soltanto un incipit per dire. Se noi dovessimo tornare indietro, probabilmente arriveremo a certi risultati assolutamente positivi. Io mi occupo di questo tema ormai da tantissimi anni e abbiamo cominciato da anni anche a verificare, ad esempio, l'impatto che oltre che avere sull'uomo questi sistemi di coltivazione ha anche sul territorio e l'ambiente. Adesso io questo Covid lo non posso neanche dire come lo considero,
Però, se non altro, posso accogliere un paio di cose positive. Io ho lo studio in via Emanuele Filiberto, che via Emanuele Filiberto è una strada centrale che va da San Giovanni a Piazza Vittorio, e da quando c'è questo Covid abbiamo un'aria perfetta. Pensate che su alcune terrazze abbiamo messo delle api che stanno andando alla grande, in un'aria assolutamente. Allora, o noi ricongiungiamo l'uomo, la sua economia e la sua salubrità generale, intesa anche dal punto di vista oncologico e alimentare, perché mi sembra che questo sia il punto di partenza, o se le trattiamo in tre maniere diverse, va tutto a scatafascio. Non posso curare una cosa se le altre mi colpiscono indirettamente. E allora posso dire che il 20 di questo mese, il 20 di maggio, l'Europa ha tirato fuori per la prima volta una regolamentazione nuova che andrà adesso in vigore, ma noi sappiamo che poi l'applicazione qui in Italia è abbastanza lunga. Pensate, noi abbiamo 17 società che fanno la certificazione del biologico e per poterla attuare, insomma, ci vorrà il suo tempo, ma in ogni caso è una dimostrazione di una buona volontà affinché gli europei possano contare su alimenti sani. E qui adesso la seconda frase interessante. Economicamente accessibili, perché anche l'accessibilità è importante, e sostenibili. Ecco, queste tre frasi devono andare per conto Alcuni loro. risultati. Queste tre frasi devono andare per conto loro e poi riunirsi. Alimenti sani, che non siano cioè dannosi all'essere umano. E noi troviamo che, ad esempio, da analisi fatte dall'INAIL e dalle ASL, in città abbiamo più problemi legati all'aspetto polmonare, in campagna abbiamo più problemi legati, ad esempio, all'aspetto renale o alla dermatite, che sono malattie di tipo ambientale, occupazionale, ma che siano accessibili, che non costino cioè una cifra iperbolica e sostenibili. Allora l'Europa vuole che ci siano, grazie anche che sta succedendo insieme, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma l'uomo non vive da solo. L'uomo vive in un ambiente ben determinato, in cui abbiamo dei cambiamenti climatici che ci stanno devastando. Avete notato i 30 centimetri di grandine venuta ieri in Lombardia e in Piemonte, 30 centimetri di grandine, altro che nevicata. E questo per i cambiamenti climatici, che vanno un attimino quindi valutati, e l'ambiente va preservato, perché insieme all'ambiente c'è la biodiversità. Prossimamente, Lorenzo, i partecipanti li inviteremo a un tema che stiamo trattando, e lo tratteremo prossimamente, sulla biodiversità, che è una cosa assolutamente interessante, ma soprattutto immediata, che faremo nel giro di una decina di giorni, perché se non c'è controllo sulla biodiversità va tutto quanto a carte 48. Ma soprattutto dobbiamo garantire il giusto compenso economico, altrimenti la catena alimentare si sfascia, ma dobbiamo potenziare l'agricoltura biologica. Quella è una parola stupida che io ho sempre odiato. Tutto è bios, tutto è vita. Però per biologico ormai nel lessico comune si intende un qualcosa di, come dire, di pulito, di diverso. Attraverso quale sistema? E l'Europa ha fatto una bellissima proposta in commissione, che ti farò avere, Lorenzo, più tardi, sull'uso dei pesticidi. Entro il 2030 dobbiamo ridurre il 50% dell'uso di pesticidi. E quindi i pesticidi chimici rappresentano un problema sia per l'uomo che per l'ambiente, perché il pesticida non se ne va, ma rimane nell'ambiente molto spesso, perché parte viene dilavato, parte viene raccolto, ma parte rimane ed inquina i terreni e diventa negativo per il resto delle coltivazioni. Il 50% dei pesticidi più pericolosi. Perché noi signori abbiamo quattro tipi di pesticidi.
i pesticidi che sono dannosi per i peggiori, per inalazione, contatto e assunzione, dal più leggero, che è l'ipoclorito di sodio, la famosa varechina che adesso usiamo per sterilizzare gli ambienti da Covid, una volta diluita, che è la più leggera, che è soltanto per assunzione. Ma tutto questo, naturalmente, cosa rappresenta? Se io tolgo i pesticidi chimici più rischiosi e anche quelli più pericolosi, che sono due cose diverse, perché il rischio è ambientale, soggettivo, il pericolo è pericoloso per l'uomo soprattutto, ho un abbattimento di quelle che sono le permanenze. Pensate che una volta, questa è una cosa che non sappiamo in moltissimi, una volta, sto parlando di 15 anni fa, non ai tempi di Checco e Nina, diremmo qui a Roma, non era neanche conveniente farli, perché bastava prendere l'acqua del Po, usare l'acqua e si trattava già direttamente le produzioni. Era così inquinato il Po che già conteneva i principi attivi per i trattamenti. Perché il terreno rimanda poi, laddove ci sono i fiumi e ci sono le falde freatiche, rimanda poi al mare. Quindi questo è assolutamente essenziale. Ma poi anche l'eccesso dei nutrienti. I nutrienti nell'ambiente vanno ridotti assolutamente, perché i nutrienti in qualche maniera inibiscono la produzione e creano problemi collaterali. Andrea, 5 minuti. Finisco. Riduzione del 20% dei fertilizzanti. Tutto serve ad aumentare le produzioni, ma queste produzioni possono aumentare fino a un certo punto. Ma soprattutto ridurre del 50% le vendite di sostanze antimicrobiche per gli allevamenti, per gli animali e per l'acquacoltura. Cioè, come vedete, l'agricoltura biologica è un insieme di cose che ci coinvolge, è un insieme di cose che dobbiamo necessariamente compenetrarci, perché voi che siete gli veri studiosi degli effetti, dovete sapere che dobbiamo ridurre assolutamente quelli che sono i rischi dell'uomo e i rischi dell'ambiente, perché il Covid ci ha insegnato che anche se tocchi ti puoi ammalare. Anche in agricoltura avviene questo. Non c'è soltanto il problema dell'assunzione diretta. E questa commissione adesso rilancerà queste operazioni sul biologico in maniera da ottenere che il 25% dei terreni europei sia destinato a questo genere di produzioni entro il 2030. Chiudo soltanto con due o tre dati che a voi forse interessano, perché siete gli studiosi più diciamo diretti a questa cosa. Nel 2017, sono gli ultimi dati che abbiamo rilevato come studio, 950.000 sono stati i decessi nell'Unione Europea da abitudini alimentari malsane. Un'alimentazione sana, a base di cibi vegetali, ma soprattutto sani, riduce il rischio di malattie letali. Sapete cosa vuol dire 950.000 morti per abitudini alimentari malsani? Che il primo riscontro che troviamo lo dobbiamo trovare nell'etichettatura. Quindi stiamo lavorando per creare delle informazioni dirette al consumatore, in modo tale che sappia, attraverso l'etichetta, una vera etichetta. Non le etichette CE, che vuol dire sì, Comunità Europea, ma vuol dire tante altre cose. Vuol dire anche commerce export. Dobbiamo intensificare la lotta poi contro gli sprechi alimentari, che sono una lotta interiore contro questa, ma soprattutto dobbiamo, e qui l'Europa ha deciso di dedicare 10 miliardi di euro al programma Orizzonte Europea, che per la ricerca e l'innovazione, ricerca e innovazione nei prodotti alimentari, nella bioeconomia. Risorse naturali e agricoltura saranno compenetrate al sistema globale, che dovrà coinvolgere anche direttamente la medicina. Questo è, dal
diciamo, l'espressione formale che l'Unione Europea ha emanato il 20 di maggio, la settimana scorsa, recente, perché finalmente ha capito che non si può andare avanti a compartimenti stagni. Non esistono situazioni diversificate, ma tutti dobbiamo lottare per il medesimo principio. Per quanto mi riguarda, per il mio gruppo, che siamo diciamo quelli più vicini alla produzione dell'alimentazione, siamo a vostra disposizione, ma soprattutto siamo a disposizione, e qui apro a Lorenzo una finestra sempre aperta, per un travaso e un passaggio di informazioni, in maniera tale che ognuno dei due possa utilizzare le conoscenze dell'altro per migliorare, perché soltanto così quell'uomo che era nemico di se stesso potrà diventare il vero amico di se stesso. Grazie e scusate se ho preso troppo tempo. Grazie mille, sui pesticidi ce ne sarebbe da dire tantissimo, anche sulla questione degli interferenti endocrini contenuti nei pesticidi, che alterano tantissimo i meccanismi di effetti collaterali e quant'altro. Grazie mille Andrea. Allora, adesso passo. Io qualche minuto vi devo lasciare perché, come sai, ho quella riunione e quindi vi ringrazio ancora e rimango a disposizione per adesso e per sempre. Grazie mille. Allora, non vedo domande. Per il momento cedo la parola al dottor Maurizio Salamone, esperto in micronutrizione. Il tema è soluzioni non farmacologiche per supportare le mucose intestinali la funzione di barriera. Ci siamo? Sì, vedete il mio schermo? Assolutamente. Bello, sì. Fammi salutare Maurizio. Ciao Mauri. ciao. Un saluto a tutti quanti, ovviamente, buon pomeriggio. Allora, io cercherò di restare nei tempi e nei termini della presentazione che mi è stata assegnata, che è appunto le soluzioni non farmacologiche per supportare le mucose intestinali e la funzione di barriera. Allora, relazione tra dieta e cancro è molto complicata, la risposta è ovviamente sì, ci sono tante sostanze che hanno dimostrato di avere un'azione preventiva, delle sostanze che sembrano favorire alcuni tipi di tumore, di questo ne potremmo parlare per giorni interi senza arrivare a delle conclusioni facili, perché poi di fatto noi non mangiamo sostanze semplici, noi mangiamo cibi complessi e anche quando mangiamo un cibo non mangiamo un cibo da solo, ma mangiamo un cibo nell'ambito di una dieta. Quindi in realtà gli studi dovrebbero innanzitutto cominciare a vedere se una dieta piuttosto che un'altra è in grado di favorire prevenire eventualmente i tumori. Comunque, questo non è l'argomento. Quando parliamo di oncologia parliamo di obiettivi micronutrizionali che vanno oltre l'aspetto dell'aspettativa di vita, quindi l'aspetto della prevenzione primaria o della prevenzione secondaria o del trattamento del tumore. Aspetti fondamentali sono quelli del ripristino delle funzioni fisiologiche, spesso compromesse in maniera importante da alcuni tipi di trattamento, sia di tipo chirurgico che farmacologico, ma anche appunto il contrasto al dolore, quindi la terapia antidolorifica, e la qualità della vita. Quindi in oncologia parlare di qualità della vita è di moda, però di fatto gli obiettivi sono molto molto lontani dall'essere raggiunto. Si può migliorare ovviamente l'adesione al trattamento farmacologico, si può ridurre gli effetti avversi dei farmaci e, come dicevo prima, contrastare appunto il dolore tipico di questo tipo di patologie. Quando andiamo a vedere gli effetti indesiderati dei trattamenti e anche della patologia stessa, ci accorgiamo che l'apparato gastrointestinale è molto molto compromesso sia da alcuni tipi di tumore che da alcuni tipi di trattamenti, perché appunto abbiamo perdita di appetito frequentissimo, il calo ponderale non desiderato ovviamente è tipico di molti tipi di tumore, ma anche nausea, vomito, diarrea, alterazioni quindi del transito e quelli che sono considerati aspetti di malassorbimento, perché il malassorbimento ha un doppio effetto, quello ovviamente di creare un disagio al momento istantaneo, ma anche nel lungo periodo di creare i danni da carenze indotte. Quindi è possibile con delle diete specifiche, qui i nutrizionisti, ci sono molti nutrizionisti in Italia che si stanno specializzando nella nutrizione del
clinica del paziente oncologico, che ovviamente non significa trovare delle soluzioni al cancro con la dieta, significa trattare il paziente oncologico in maniera appropriata, corretta, sia prima che durante che dopo i trattamenti in corso, di tipo medico, di tipo chirurgico, di tipo farmacologico. Parlando di intestino, dobbiamo sempre riferirci alle funzioni, ai livelli funzionali dell'ecosistema intestinale, quindi considerare il microbiota di cui si è parlato prima, ma poi appunto i livelli funzionali dell'intestino, che sono lo strato mucoso, che fa un po' da buffer tra il lume e la barriera epiteliale. La barriera epiteliale con gli enterociti e le loro giunzioni serrate, che fanno una parete con permeabilità selettiva, e la zona sottoepiteliale, dove troviamo il sistema nervoso enterico e il sistema immunitario gastrointestinale. Il rapporto tra eubiosi e infiammazione e permeabilità e reazione generale dell'organismo è molto nota, molto ben conosciuta, ed è mediata appunto da quella che viene chiamata permeabilità intestinale, iperpermeabilità intestinale o leaky gut. In uno stato di disbiosi abbiamo ovviamente un transito di sostanze di endotossine, di sostanze tossiche che vanno in circolo e creano una risposta immunitaria, infiammatoria e sistemica. L'olobionte è un concetto nuovo che ci fa riflettere sulla nostra esistenza. Noi non siamo un organismo separato dal resto, siamo un mondo, un micro universo che contiene miliardi di virus, di batteri, di funghi e di archee che insieme convivono con noi e ci permettono di svolgere moltissime funzioni attraverso appunto la produzione di vitamine, attraverso la collaborazione nella maturazione del sistema immunitario, che loro permettono di sviluppare e di mantenere in funzione. Contribuiscono alla detossificazione degli xenobionti provenienti sia dall'interno del catabolismo sia dall'esterno, come dicevamo prima, dieta e sostanze tossiche ambientali, ma poi anche contribuiscono al metabolismo e al catabolismo dei farmaci. In oncologia abbiamo scoperto recentemente che alcuni farmaci non funzionano se prima non vengono attivati da alcuni batteri intestinali. Quindi se quei batteri non sono presenti, il farmaco non farà il suo effetto. Quindi sempre più comprendiamo quanto la relazione tra noi e i nostri microbi intestinali è stretta. Questo è un consiglio che viene dal Ministro della Salute su quelli che sono i criteri inderogabili, inderogabili per stabilire se un probiotico è di buona qualità o può essere chiamato tale. E quindi è vero, tutti i fermenti in qualche modo possono aiutare ad avere una flora più equilibrata, però per chiamarsi probiotici dobbiamo avere dei batteri che sono innanzitutto ben definiti, caratterizzati a livello di ceppo. Non so se qualcuno di voi sa, per esempio adesso stiamo riclassificando completamente i generi dei lattobacilli, che si sono ridotti a 23. Tantissimi ceppi molto noti hanno cambiato genere. Comunque, il concetto è: in Italia soltanto si può usare il termine probiotico se questi fermenti hanno delle caratteristiche di buon livello che permettono di svolgere di colonizzare l'intestino e svolgere il loro ruolo benefico per l'uomo. Scusate. Tra i ruoli fondamentali dei probiotici c'è la produzione di acidi grassi a catena corta, propionato, acetato e butirrato. Il butirrato è il più noto, ma anche gli altri due contribuiscono come segnali metabolici e permettono quello scambio di informazioni fondamentali che c'è tra noi e i nostri microbi, facendo sì che il microbiota, come anche il sistema immunitario e il sistema vegetativo, nervoso vegetativo, diventino in realtà degli organi, degli apparati regolazione dell'equilibrio omeostatico dell'essere umano. Quindi il sistema immunitario alla fine non è più soltanto un sistema per lottare ai patogeni, ma è un sistema omeostatico. Il rapporto tra microbiota e cancro, questo è un esempio che riguarda appunto il cancro del colon retto, però potremmo fare lo stesso esempio per altri tipi di tumori in altri distretti. Ovvero, non si può parlare di un'azione causa-effetto netta tra una sostanza
e che sia proveniente dalla dieta o dall'ambiente e il tumore in sé. Il cancro è una patologia su base genetica, ma multifattoriale, in cui è il sistema che deraglia e la cellula non più guidata nella sua biochimica normale e nella sua genetica normale, devia verso questo tipo di patologia. Questa è una review sistematica molto recente sulla rilevanza dei probiotici e dei simbiontici nel cancro colorettale. In questi 247 studi analizzati, solo 36 sono stati inclusi, si è visto che potevano avere un'azione interessante preventiva. Però a fronte di questo troverete un'altra review che dice il contrario, lo stesso per le vitamine, lo stesso per le tantissime altre sostanze. Perché? Perché, vi dicevo prima, l'organismo è un organismo complesso, cercare dei rapporti diretti di causa-effetto senza considerare il sistema biologico è un errore concettuale molto grave che la ricerca sta pagando, producendo risultati inconcludenti da oltre 40 anni. Quindi fino a quando non cominceremo a considerare il sistema biologico nel suo complesso e i suoi sistemi di omeostasi, non troveremo delle risposte serie a queste domande di grande ampiezza. Molte sostanze hanno indirettamente, al di là dei tumori, hanno dimostrato di supportare la funzione di barriera e l'equilibrio gastrointestinale, quindi oltre ai probiotici, diceva anche prima la dottoressa Cazzavillani, i prebiotici, le fibre solubili che noi non digeriamo, ma che servono da nutrimento per i nostri ospiti intestinali, e c'è modo di cui parlerò brevemente dopo, che sono degli oligosaccaridi del latte materno, la glutammina, amminoacido essenziale durante alcuni momenti che vedremo dopo, e poi sostanze che possono contribuire al benessere del sistema, quindi sostanze con proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, gli acidi grassi omega 3 che contribuiscono alla normale fluidità delle membrane cellulari, ed alcuni estratti vegetali che possono avere un'azione benefica. Questo è un lavoro molto bellino che abbiamo fatto con numerosi gastroenterologi e oncologi sui pazienti gastrettomizzati, e che io prendo un po' come esempio perché ci fa capire alcuni concetti che vi vorrei trasmettere, concetti semplici ma molto importanti. Il primo è questo: l'acido gastrico serve, quindi questo eccesso di utilizzo di inibitori della pompa protonica non fa bene nel lungo periodo, perché appunto l'acido gastrico aiuta la digestione delle proteine e permette appunto una corretta, abbatte la carica batterica di quello che noi ingeriamo. Quindi diciamo, noi lo vediamo nel paziente gastrettomizzato, la carenza importante di acido gastrico poi porta a una maldigestione delle proteine con conseguenze importanti. Però oltre al di là del paziente gastrettomizzato, pensiamo ai milioni di pazienti in Italia che fanno un uso cronico di inibitori di pompa da magari da 10 anni, 20 anni, 30 anni. Quando tolgo lo stomaco, anche l'80% nel caso del paziente gastrettomizzato per oncologia, ma pensiamo anche agli interventi di chirurgia bariatrica, viene meno la produzione di fattore intrinseco, una proteina di origine gastrica che si lega alla vitamina B12 e ne permette l'assorbimento. Quindi cosa succede? Che molto spesso il paziente gastrettomizzato e il paziente bariatrico viene lasciata una dieta senza una corretta integrazione di B12, e di fatto ci troviamo delle conseguenze importanti, gravissime, dovute alle carenze di B12, che arrivate a un certo punto diventano anche non recuperabili. Alla fine molto spesso si deve ricorrere alle terapie iniettive. Le soluzioni invece ci sono delle cobalamine metilate che sono ad alta biodisponibilità, e nei casi più severi delle in forma in cui viene associato il fattore intrinseco. Quindi diciamo, le soluzioni tecniche e tecnologiche ci sono, bisogna però la cultura, bisogna sapere queste cose, bisogna approcciarle con correttezza.
Allora, qui in questo protocollo parliamo anche degli obiettivi del trattamento nutrizionale, che sono anche quelli del garantire l'apporto corretto di proteine, che viene, diciamo, compromesso sia appunto nei casi di gastrectomia, sia nei casi di chirurgia bariatrica, sia dove abbiamo delle dispepsie. Quindi attenzione che quando il paziente non digerisce più bene, spesso riduce l'apporto proteico con delle conseguenze che poi possono nel lungo tempo portare alla sarcopenia. Qui ci sono degli alimenti consigliati nel paziente gastrectomizzato che abbiamo appunto elaborato come dieta, sia nel consiglio sia nella parte da evitare, con gastroenterologi e gli oncologi che vi dicevo prima. Nel futuro avremo sempre più degli alimenti a fini medici speciali destinati alla dietoterapia del paziente oncologico, e mi auguro anche per la dietoterapia in nutrizione clinica specialistica, perché l'integratore in Europa non può vantare dei claim di tipo dietoterapici, quindi deve sempre essere posizionato su un discorso di sostegno alle funzioni normali dell'organismo, mentre in realtà molte sostanze naturali hanno delle proprietà importanti che andrebbero valorizzate. Quindi l'alimento a fine medico speciale permette spesso di superare questi aspetti di tipo normativo. L'aspetto detox è importante. Vi ricordo che molto spesso alcuni pazienti oncologici devono sospendere la terapia o addirittura non accedono al protocollo terapeutico perché hanno transaminasi alte, e quindi se prima non si fa un approccio serio di ripristino della funzionalità epatica, non si riesce ad andare avanti. Guardate il nome della pianta. Sì. Qualcuno ha il microfono acceso, vi prego di spegnerlo. Nel caso specifico ci sono delle sostanze in grado, come? Sì, nel caso specifico ci sono sostanze in grado di migliorare la funzionalità epatica. No, il detox non è fuffa, non è pubblicità. Gli enzimi di detossificazione, quindi zinco, rame e manganese, i fattori di coniugazione degli enzimi delle trasferasi possono essere utili, come anche i donatori di metile e l'N-acetilcisteina. Appunto, l'importanza della corretta anamnesi gastrointestinale nel paziente oncologico e terminale. Spesso il paziente, diciamo, l'oncologo o l'equipe si occupa appunto soltanto della corretta applicazione dei protocolli di trattamento chemioterapico, e spesso si fa poca attenzione a quella che è la qualità della vita del paziente. Quindi importante essere molto consapevoli di quello che è il grado di assorbimento, di infiammazione intestinale e del transito del paziente, per poter mettere in atto le adeguate misure di intervento. Le conseguenze, come dicevo, possono essere importanti, sia dovute al malassorbimento con sarcopenia e astenie, sia quelle appunto di sistemiche dovute a un aumento della permeabilità intestinale. Gli interventi diagnostici possono essere utilizzati in qualsiasi tipo di paziente, vanno dalla calprotettina fecale, che ci dà un'informazione sull'infiammazione, alle zonuline sieriche o fetale, tutta una serie di test diagnostici che ci possono dare un quadro generale sulla situazione, la fotografia un'istantanea dell'ecosistema intestinale in quel momento. Anche la mappatura al microbiota è un'istantanea, non ci dice cosa è successo negli ultimi 20 anni, ma ci dice quello che è la situazione in quel momento. Quindi ricordiamo che il microbiota ha una grande mobilità, anche se c'è un core microbiota che è, ovviamente resta per tutta la vita, però la diversità dei ceppi e la differente quantità di queste popolazioni può cambiare anche nell'ambito di pochi giorni all'instaurarsi di una terapia farmacologica o al cambio della dieta. Molte sostanze hanno dimostrato di avere un'azione di funzione sulla funzione gastrointestinale, come abbiamo detto prima. Spesso è necessario fare una pulizia intestinale quando abbiamo delle disbiosi importanti, e questo deve essere compreso perché alcune volte le disbiosi sono leggere e si riesce a riequilibrare con probiotici e prebiotici, a volte è necessario avere interventi più importanti, come per esempio quando ci sono delle sovraccrescite di candida. Queste sono sostanze attive nel caso appunto delle candidosi, come l'acido caprilico, la berberina, che ha un'azione sulla
di contrasto alla duplicazione della membrana cellulare di candida. Gli estratti d'aglio o rosmarino, che sono tutte sostanze che hanno attività antimicotica intrinseca. E non dimentichiamo che a volte è necessario rimpiazzare gli enzimi digestivi o i sali biliari quando la produzione non è sufficiente ed esistono delle formule molto di buon livello a disposizione sia per quanto riguarda la lattasi semplice oppure miscele di enzimi proteolitici o miscele di enzimi digestivi che digeriscono proteine, carboidrati e grassi per aiutare appunto nelle insufficienze pancreatiche. L'insufficienza pancreatica non è l'unico motivo della dispepsia, spesso appunto può esserci una ipocloridria, una insufficiente produzione di acido cloridrico a livello gastrico che può rallentare la digestione. È ovvio che tutto il cibo che non è digerito bene porta a disbiosi, perché quello che non digeriamo noi poi alla fine lo digeriranno i batteri, portando spesso ad una sovraccrescita o nel colon o nel piccolo intestino di batteri. Ricordo anche per quanto riguarda i sali biliari nei pazienti con le cistectomia, certe volte è necessario agire in questo modo per fare in modo che la digestione dei grassi avvenga in maniera corretta. L'aspetto di riparazione è un aspetto importante, che è un po' anche l'argomento di oggi. L'endotelio intestinale della mucosa è fondamentale. Ci sono sostanze che hanno dimostrato un'azione importante, come la glutammina, lo zinco, la quercetina, che hanno un'azione sia di protezione cellulare nei confronti dell'enterocita, sia diretta nei confronti delle giunzioni serrate, promuovendone appunto la produzione e il mantenimento in sede. Come esempio vi cito quello della mucosite orale, che è un effetto avverso molto molto frequente nei pazienti trattati con chemioterapia, cioè appunto una delle complicanze potenzialmente più severe. Perché è severa? Perché la mucosite orale è uno specchio di una situazione ovviamente molto più diffusa a livello di tutto il tratto gastrointestinale e porta poi a un appiattimento dei villi, quindi un'alterazione strutturale della mucosa gastrointestinale fino ad arrivare a grandi malassorbimenti che vanno recuperati nel più breve tempo possibile. Le linee guida ESPEN dicono che bisogna fare degli interventi nutrizionali il più breve tempo possibile e il livello di raccomandazione è molto forte. La glutamina ha una serie di ruoli fisiologici fondamentali nel rinnovamento cellulare e vi ricordo che noi cambiamo tutto l'endotelio della mucosa gastrointestinale ogni 3 giorni, quindi sono miliardi e miliardi di cellule che vanno ricambiate. È uno dei carburanti per questo processo è proprio la glutammina, che tra l'altro è l'aminoacido libero più presente nel sangue. In condizioni cataboliche, come può avvenire in un paziente oncologico, abbiamo una perdita di massa magra, un aumento di consumo di glutammina e una deplezione aumentata. Quindi questo porta a un aumento del stress ossidativo, un aumento dell'infiammazione e un'incapacità dell'organismo di mantenere l'integrità degli epiteli. Quindi c'è un razionale molto forte e una serie di studi hanno mostrato l'utilità di questa sostanza sia in ambito oncologico sia in tutti quei casi dove ci sono dei grossi danni tessutali. Pensiamo al paziente con interventi chirurgici molto estesi e pensiamo al paziente con ustioni che superano il 5-10% della superficie corporea. In tutti questi casi la glutamina ha dimostrato di accelerare i processi di recupero e di favorire la guarigione. Abbiamo detto la glutamina, ma anche lo zinco può modulare la funzione di barriera attraverso il supporto all'espressione delle proteine di giunzione come claudine o cludine, e lo stesso per la quercetina, un flavonoide che troviamo anche nelle cipolle, ma in vari vegetali di uso abbastanza comune, ma il cui ruolo sarà sempre più sottolineato in futuro. All'inizio si pensava che fosse soltanto un antiossidante, ma in realtà c'è molto molto di più.
Ci sono, vabbè, la glutamina può essere somministrata anche in forma di peptide per superare la competizione nei proteine di trasporto che ha con tutti gli altri amminoacidi. Questo è uno studio dell'Università di Bologna che... Okay. Questo è uno studio che abbiamo fatto col Policlinico Gemelli di Roma, in cui abbiamo mostrato che è possibile migliorare la permeabilità intestinale in pazienti, in questo caso erano pazienti con IBS, e alterazione della permeabilità intestinale. Abbiamo misurato con cromo marcato con EDTA radioattivo e si è visto che nell'ambito di 2 mesi abbiamo migliorato la permeabilità. Però non si è arrivata ai livelli di normalità perché i tempi erano un po' stretti. Probabilmente i tempi di risposta sono più lunghi dei due mesi, quindi probabilmente saranno dai 3 ai 6 mesi. Questa è un'indicazione importante che dovremmo prendere nota, di cui dovremmo prendere nota. Quando vogliamo migliorare la permeabilità intestinale, quando vogliamo fare un intervento sulla mucosite o sul transito, non dobbiamo promettere ai pazienti risultati miracolosi nell'ambito di una settimana, 10 giorni, dobbiamo sempre dire che trovare un equilibrio, rafforzare un equilibrio gastrointestinale richiede molte settimane, alcuni mesi nei casi più severi. Il muco ha un ruolo importante non solo nell'intestino, ma anche nel tratto respiratorio, urinario, genitale, e il muco intestinale ha una serie di funzioni e viene prodotto da queste cellule che vengono chiamate goblet cell, che fanno queste vescicole con delle che poi vengono liberate nel lume. Nel lume gastrointestinale lo strato di muco è vario a seconda del tratto, è più spesso nello stomaco e nel colon, dove ha una funzione fondamentale, e invece più sottile nel piccolo intestino. Nel colon distinguiamo nettamente uno strato più interno, più serrato, che fa un po' da barriera nei confronti dei batteri, e uno strato più esterno, più lasso, che invece serve da sito, diciamo, per la colonizzazione, che serve da substrato per il nostro microbiota. La treonina è importante nella produzione delle mucine, insieme anche alla serina, però serina la possiamo produrre con transaminazione, mentre la treonina è un aminoacido essenziale. E può diventare un fattore limitante quando noi produciamo tanto muco, come per esempio negli stati di raffreddamento, nelle allergie, e la treonina può diventare un fattore limitante per la produzione del muco gastrointestinale, ma anche per le immunoglobuline. Infatti anche le immunoglobuline sono ricche di domini, sono ricche di questo aminoacido. Le mucine creano uno strato tridimensionale dove i batteri alloggiano grazie a dei siti di adesione che sono appunto questi zuccheri molto strani come il fucosio. Questi zuccheri li troviamo presenti anche in alcuni composti che la mamma mette nel latte materno. Si chiamano oligosaccaridi del latte materno. Ne troviamo addirittura fino a 5 grammi per litro di latte materno. E perché la mamma li mette nel latte? Per far bambino no, ma per farli digerire i batteri. Nei primi giorni di vita abbiamo una enorme esplosione di bifidobatteri nel neonato, e questa esplosione di bifidobatteri servirà per fare maturare il sistema immunitario del bambino e proteggerlo nel futuro dal contatto con organismi patogeni. Questi HMO, sia quelli presenti nel latte materno, sia quelli che si possono dare come integratori anche nell'adulto, hanno un'azione bifidogenica, hanno un'azione anche di esca nei confronti dei patogeni. Perché siccome assomigliano alle terminazioni di proteine di membrana presenti sugli enterociti che i batteri cercano per aderire, questa somiglianza li fa legare, però quelli che troviamo liberi nel lume sono delle esche che poi verranno trascinate, siccome non sono legate agli enterociti né alle mucine, questi HMO liberi trascineranno le tossine e i batteri con il flusso endoluminale. Quindi di fatto diciamo funzionano con questa funzione di prebiotico, ma anche con questa funzione di esca per i patogeni, che è veramente interessante dal punto di vista del potenziale dietoterapico. E quindi ovviamente c'è una sinergia che può essere sfruttata tra questi HMO e la treonina per il sostegno della barriera intestinale e del muco.
No, ho affrontato soltanto alcuni aspetti, non ho parlato di dolore, non ho parlato di transito, non ho parlato di tante cose, potevo parlare appunto anche di curcumina, infiammazione, cioè, no, gli argomenti sono tanti quando si tratta di salute gastrointestinale e di interventi non farmacologici, però penso che alcuni messaggi siano passati, spero tanto, e questi messaggi sono: uno, non esiste la sostanza, noi facciamo una dieta, quindi noi mangiamo alimenti o complessi di sostanze, quindi è inutile cercare sempre il rapporto causa-effetto diretto, dobbiamo renderci conto che noi, noi siamo un sistema complesso e questo sistema deve ricevere i segnali giusti. So che più tardi parlerà il dottor Speciani, un caro amico Luca, che ha chiamato il suo gruppo medicina di segnale. Perché? Perché non è importante solo le calorie, la quantità di sostanze che io introduco, è importante i segnali che questi cibi, questi integratori, queste sostanze danno al nostro organismo. Dando i segnali giusti noi possiamo abbassare l'infiammazione, dando i segnali giusti possiamo controllare il dolore, possiamo migliorare il sistema immunitario, possiamo migliorare la tollerabilità di alcune chemioterapie, possiamo ridurre gli effetti avversi come le mucositi o i danni epatici e l'aumento delle transaminasi, e quindi possiamo migliorare poi alla fine l'esito terapeutico e la qualità della vita. L'ultimo messaggio che voglio proprio portare è questo: non pensiamo solo in termini di guarigione o di esito, parliamo sempre di qualità della vita, sia nel paziente oncologico, anche nel paziente terminale, anche nell'anziano, ma anche nel paziente con malattie infiammatorie intestinali. Voi sapete che cosa se ne succede alla qualità della vita quando per un arretto colite ulceroso, per un Crohn, bisogna andare in bagno 30 volte, 40 volte al giorno? Significa una qualità della vita terrificante. La prima cosa che viene in mente quando si va in un posto è: qual è la via più veloce per arrivare a correre in bagno? Okay. Quindi il nutrizionista, il medico devono smettere di pensare solo in termini di guarigione, o bisogna pensare anche a qualità della vita, e questo ovviamente si può ottenere attraverso un miglioramento, un ripristino delle funzionalità. Ripristino della funzionalità ovviamente dell'apparato gastroenterico, ma anche attraverso, ma anche del sistema nervoso, perché noi sappiamo che esiste un asse intestino cuore cervello, e quindi intestino e cervello parlano a doppio filo, quindi non si può avere un cervello sereno se l'intestino è incazzato e viceversa. Quindi tutto l'organismo o sta bene o sta male, no? Quindi dobbiamo imparare a leggere l'uomo come un sistema complesso, un universo che bisogna trattare con la dovuta cura, col dovuto amore, col dovuto rispetto. E con questo chiudo la mia presentazione, spero di aver dato degli spunti di riflessione.